Molti di voi mi hanno fatto i complimenti per la scelta della canzone dell'intro, e di questo vi ringrazio. Quello che mi chiedo è, scusami, il personaggio è blu, perché non ci ha pensato la DreamWorks a metterla come canzone? Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Megamind. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la nostra quasi morte a fine livello, ma per fortuna ci siamo salvati e stiamo cercando dove si trova il sindacato catastrofe. E dicono che si trovino qui, nel centro città. Mentre qua abbiamo il minigioco della gara fra pod. Va bene, non perdiamoci oltre. Andiamo. Trova il cantiere nascondito del distruttore. Ok. Sperando che mi lasci il guanto e non mi cambi di nuovo con la pistola. Ok. No, abbiamo la pistola. Quindi ogni inizio livello ti resetta l'arma. Va bene, va bene. Eccoli, e sembrano pronti a tutto. Altri cattivi! Ah! Si pentiranno di aver scelto questo posto per... Allora, demolizioni. Avrei preferito... Diavolo! Attento, signore! Totalmente mantenere calmo. Dicevo, avrei preferito totalmente mantenere il guanto. Dovrai trovare un modo per raggiungere quegli edifici. Però, vabbè, la pistola comunque ce la riusciamo a cavare. Solo che ad averlo saputo prima, magari mi tenevo da parte qualche sfera di energia giusto per potenziare anche il danno della pistola. Perché l'unico potenziamento che potevamo fare era la gittata, e non è che era sto granché utile. Certo, come primo potenziamento sì, però già ci siamo, uno dice a sto punto allora potenzio tutto quanto. Ci sei. Andiamo. Quasi. Comunque io lo ripeto, questo simil platform a me sta piacendo un sacco. Cioè, molto meglio di molti altri giochi. Hai attenzione alla sfera di demolizione. Molto meglio. Questo posto è un incubo. Di altri giochi che abbiamo portato qui. Magari anche comunque di titoli importanti, che per carità, dici, come fa a essere fatto così male se è un titolo così? E io ti dico, guarda, non lo so. Non lo so, perché secondo me, ti dico quello che penso, una volta era più l'impatto di far uscire il gioco con il nome del film o della serie appena uscito, piuttosto che dargli una vera e propria qualità, come quei titoli mezzi bootleg. I cattivi, minchia, del distruttore. Come quei titoli mezzi bootleg tipo Biancaneve e i sette nani, che diventava Biancaneve e i sette tizi intelligenti. No, non sto scherzando, si chiamava quasi così. Si chiamava Snow White e Seven Clever Boys. Non posso tornare indietro? Che cavolo, c'era... Ah, vabbè, fa niente. C'era dietro un'altra cassa. Ecco qua. Tranquillo che ste casse qui non te le lascio sfuggire. Allora, avessimo aumentato la gittata ora. Eccolo! Megamind! Passa, 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 passa. Demolizione! Altri cattivi del distruttore! Oh, oh, oh. Diavolo! Aia, che male! Da dove arrivano? Aia! Allora, è molto probabile che tra poco moriamo, ma se possibile vorrei evitare la morte. Dicevo, vorrei evitare la morte, perché non so se raccogli morire adesso che trovi. Ti sarà sì, credimi. Grazie Mino. Vorrei evitare la morte perché non so non se cadere, già signore. Durante il livello tu non devi morire, oppure solo durante lo... Ah, ok, una batteria. Solo durante lo scontro con il distruttore.
No, c'era una sfera, vabbè, amen. Uno, cattivi due. Del distruttore in arrivo. È che non lo vedo. Ti spezzo in due. Ti spiezzo in due. Prova a schivare questo. Ti spezzo in due. Altri cattivi del distruttore. Io continuo a smesciare. Possiamo usare questa gru per andare dall'altro lato. Ecco qua. Prova, che tanto comunque quel fusibile nella scatola dei fusibili. La gittata sì, non sarà stata aumentata, ma comunque li distruggiamo facile sti stronzi. Allora là. Non vi attivate voi? Strano. Allora, prova a calmo. Usare quel fusibile, signore. Grazie minion, cosa farei senza di te. Quanto ci fai che adesso si attivano nel momento esatto in cui mi avvicino con la batteria. 3, 2, 1. Strano, aspetta che la mettiamo giù. Attenzione a quelle casse. Era Megabyte. Era talmente ovvio che sarebbe successo. Adesso dovresti poter utilizzare l'interruttore. Non posso distruggere. Oh, che cavolo. Comunque contiene dentro roba, tanto vale prenderlo, no? Saranno anche 10 punti che ci danno rispetto a quelle grosse, che ce ne danno molte di più, però oh, sicuro non le lascio indietro. Ci fa andare avanti? Non cadere, signore. Non cadere. A parte arrivano. No, tranquillo, non succede nulla. Ma no, non posso. Peccato. Le avrei prese volentieri. Con la gittata aumentata probabilmente sarebbe stato anche più semplice prenderli. Ma siccome non l'abbiamo aumentata per paura che avremmo sbloccato un'altra arma, usano le impalcature per piazzare esplosivo in tutta la città. Per paura che sarebbe arrivata un'altra arma, ho detto ok, teniamoli da parte. Bella idea. Attenzione, signore, cattivi del distruttore in arrivo. Aspetta. Ecco, fatto. Quanto mi piace fare le cose come le dico io. Belle, pulite e precise. No, no, è che palle. Ti spiezzo in due. È Megabyte. Più che altro la cosa più importante non è neanche tanto la gittata, ma più che altro era aumentare la potenza di sparo. Attenzione alla sfera di demolizione. E che palle. Posso passare? Allora, aspetta. Prova a colpire quei barili. Credo che l'esplosione farà cadere quella torre. Perfetto. Così. Allora, calmo, vai piano. Arrivano nemici, ovviamente, chiaramente. Arrivano. Che comunque, anche fossero, avessero vita diversa, forse potresti usare la gru per proseguire. Sia questi grandi sia quelli piccoli, comunque con la stessa quantità di colpi li uccidi. Cioè, se ci metti 5 colpi per uccidere quello piccolo, ce ne metti altrettanti per uccidere anche quello grosso. Il che, vabbè, ci sta dal mio punto di vista. Dal punto di vista di gameplay, potevano almeno mettergli qualche colpo in più. Oh no, ci stavano aspettando. E quando mai non ci aspettano, minion? È un'armata di operai che aspetta solo di farci la festa. Vedi tu. Eccoci qua, perfetto. Allora, abbiamo dell'esplosivo. Altri cattivi del distruttore. Volevo provare a fare il furbo e farli esplodere con l'esplosivo. Peccato che non è andata come volevo. Non credo che il distruttore avrebbe lasciato i suoi esplosivi in giro per la città. Non è molto furbo. Anzi, tutti i cattivi in quasi tutti i film Disney, DreamWorks non sono mai furbissimi, L'unico che, allora, mi sento di dire che l'unico veramente intelligente quasi fino alla fine era solo Jafar. Jafar che mi viene in mente come cattivo Disney o comunque anche DreamWorks. È l'unico cattivo che, se ci penso, aveva calcolato un piano abbastanza intelligente, tranne quando si è fatto fregare alla fine del film. Quello vabbè. Quello era egocentrismo ai massimi livelli. Si è fatto fregare come un babbo.
Ecco qua. Niente? Ok, grazie. Tutti gli oggetti che si possono rompere nascondono sicuramente almeno... Ah, sto dicendo, che è successo? Cos'è sto rumore di cracker? Nascondono perlomeno una sfera o due. Se non addirittura di più. Saranno cattivissimi. Saranno cattivissimo me. Effettivamente, aspetta, cattivissimo me della DreamWorks, giusto? Quindi, nello stesso universo in cui esiste Megamind, esiste anche Gru, ed esistono anche gli alieni di... come si chiama? Di Mostri contro Alieni. Forse, allora, forse Mostri contro Alieni no, però in teoria Megamind e Gru dovrebbero coesistere nello stesso universo. Sai che quasi quasi... Allora, aspetta, prima controllo... controllo la, il trofeo. Però, se mi chiede solo di non morire durante lo scontro, quasi quasi mi faccio uccidere. E poi facciamo il livello a piena vita. E poi, cavolo, questo qua è un trofeo dorato per qualche motivo, che è solo completa il livello, però va bene. Sconfiggi il distruttore con Megamind senza morire. Non c'è scritto sconfiggi il livello del distruttore senza morire. Come anche sconfiggi i vari altri senza morire. Sai che quasi quasi mi uccido. Mi uccido prima dello scontro. A parte che non abbiamo ancora trovato l'oggetto della nostra collezione. Ci siamo quasi. Questo vuol dire che se moriamo adesso... Ah no, siamo già arrivati. Oh no. Ok, ce l'ho fatta. Mi sono riuscito ad ammazzare. Sperando che questa cosa non conti con il combattimento. Eccomi qua, distruttore. Vieni e combattimi, Marrano. Ah, il distruttore, il mio indegno avversario. Finalmente ci incontriamo. Megamind, preparati a essere distrutto. È Pietro Baldi la voce? Cattivi del distruttore in arrivo. Bravo, fermo. Prendilo. Eccolo. Ah, ok, ma Megamind, ti prego, non dirmi che è solo uno scontro a ondate di nemici. È impazzito. Fai attenzione a quelle casse. Cosa devo fare? Che vuoi da me? Penso che possiamo servirci di quegli esplosivi per dare una bella smossa al distruttore. Fai attenzione sì, alla sfera direi di demolizione. Di sì. Calmo, calmo. Ecco fatto. Becca di questo. Ben fatto, capo. Altri ah, ma no, ti prego non dirmi che sotto quel livello ancora due ci sono esplosivi che gli faremo saltare sotto il culo per farlo esplodere totalmente. No, ti prego. A parte che ho appena visto che questo qua con la betoniera ogni tot, cioè ogni volta che deve spararmi, ricarica la betoniera con il cemento. Ma è un dettaglio bellissimo comunque. Quanto ci fai che... Ecco, lo sapevo attento che era lontana. Attento a quelle sfere di demolizione. Quanto lo sapevo che era lontana. Aia. Prendilo, prendilo. Ma che palle. Non ho il tempo di prenderlo. Vai, 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 vai. Ok. Vai, esplodi. Continua a fare pressione, capo. Ok, no. È solo... Attenzione, signore. Cattivi del distruttore in arrivo. Ne manca solo uno. Stavo dicendo, ha solo... come si chiama? Una... Come cavolo si chiama? Ha solo la struttura qua di supporto. Non me ne è il termine giusto, ma non me ne venne l'altro. L'ultima cazza sicuramente sarà in culo alla balena. Vabbè, poteva essere peggio, eh. Vai, 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 vai. Ecco fatto. Occhio. Più facile del secondo giro. Vai. Qua, qua, qua. Dove vai?
Dove va? Vabbè, è andata. Ma dai! Ottimo lavoro, signore. Sconfitto il distruttore. Ma dai, è caduto in una buca. E che cosa abbiamo qui? Un pezzo del tuo macchinario? Sono certo di poterlo utilizzare come campione di DNA nella mia macchina. Ah no, di è il campione di DNA. Ah. Abbiamo vinto senza morire. Almeno, credo. Livello completato. Festival della distruzione. Altro trofeo? Scusami signore, ma mi hanno tempo segnalato di distruzione. Che ci sono nubi tossiche di gas che provengono dalle fogne nubi del centro tossiche, città. Ok. È stato dimostrato il coinvolgimento del sindacato catastrofe. Chi l'avrebbe credo mai detto, che Minion? Dovresti andare nel sottosuolo e indagare un po', signore. Però non abbiamo trovato oggetti. Ah no, aspetta. Mi ha dato la statua. Questo vuol dire che nel livello dei boss non ci sono come dire, oggetti segreti, perché l'oggetto segreto ce lo sblocca direttamente. Ok, si può fare. Sconfiggi il distruttore senza morire. Perfetto. Potenziamo allora con 7800 precisi. Potenziamo anche la pistolina. Ce ne vogliono 8000. I primi due allora. Ecco qua. Fuoco rapido, ci mancherebbero 200. Va bene, in realtà basterebbe che tornassi in un livello magari veloce, tipo il primo, raccogliessi un paio di sfere, ma va bene così. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Capo?